Allora, siamo andati a sistemare la nostra moto e andiamo adesso a giocarci questa gara. Gara molto complessa, dove non avevamo nessun tipo di possibilità con la moto vecchia. Adesso invece ci proviamo con Mattia, come potete vedere, è una moto che sicuramente ha un piglio diverso da quello che era il nostro veicolo prima delle modifiche, sia come potenza che come forza frenante, insomma, è tutta un'altra cosa. Ha una sua guidabilità, cosa che prima non aveva. Adesso maneggevolezza poca, eh. Maneggevolezza pochina, però non possiamo neanche pretendere troppo. Il Gambit qui dimostra di essere un pilota fenomenale, pur avendo una motociclettina rivedibile, quantomeno da elaborare, però Dolce Mattia supera la prova, poi schiantandosi, ma è felice. Arrivano dei soldini facili, crediti importanti. Andiamo a vedere adesso la prova dopo, in cosa consiste. È una gara singola al Nürburgring. Ci proviamo. Ci sta. Adesso facciamo un'altra gara o due, poi vado a fare una gran merda. Nel frattempo sto anche scaricando dei tracciati per quanto riguarda Assetto Corsa, tracciati veramente belli. Ne sto cancellando altri invece che fanno schifo, ingiocabili. Però, giochi per PC si sa, hanno da una parte la bellezza del fatto che sono comunque moddabili, editabili, eccetera, dall'altro che bisogna starci un po' dietro. Però The Master, scritto il maestro, scritto nella tuta, e il nostro Gambit si lancia in questa gara forsennata, dove, come si può notare, la moto è una moto buona, che finalmente risponde un po', quantomeno, agli input non a caso del master, del maestro. E andiamoci a giocare questa gara. Qua c'è un erroraccio, devo un attimo fare pratica principalmente con il freno, perché io lo uso molto diversamente. Sono abituato a essere molto aggressivo sul freno posteriore, invece quanti riavvio, vaffanculo.
Perché per capire devo... Provano ad allungare le faccine di merda. Cavallo imbizzarrito! Mamma mia, Mattia. Dobbiamo lavorare tanto su questa cosa della frenata, vaffanculo. Sì, dobbiamo lavorare veramente tantissimo perché sicuramente dipende anche tanto da una moto che è difficile da... Qua io per esempio ho cominciato a frenare subito, ma... La risposta è molto lenta. Però quantomeno siamo lì. Siamo lì, davanti c'è una donna. Sicuro. Susanna. Vaffanculo. Susanna. La donna motociclista Susanna va a cagare. Un mondo irreale anche su Ride. Figuriamoci se il Gambit potrebbe mai arrivare dietro a Susanna. Neanche con un triciclo ci arriva dietro il Gambit. Prendono terreno, le facce di cazzo. E vabbè, noi qua ci ritiriamo perché sta moto veramente. Dobbiamo lavorare sull'impianto frenante. Capire come fare. Fanculo, va. Maledetti.